Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate la mia assenza da YouTube. Avevo intenzione di portarvi tanti vlog riguardanti la mia vacanza in Toscana. Purtroppo non ho fatto così tanti video come pensavo, quindi la mia idea è di raccontarvi un po' quello che ho fatto e allegare i video, i pochi video che ho fatto. Innanzitutto sono stata via 4 notti. Ho portato con me Aki e Mela, è venuto anche Alberto. Siamo stati in un piccolo appartamentino dentro un agriturismo, quindi ci gestivamo noi il cibo, e, insomma la colazione, pranzo, cena, come se fossimo a casa nostra, anche la pulizia, eccetera. Siamo arrivati lì martedì 29 novembre, sì, novembre, sono già avanti, ottobre. E ci siamo trovati in un posto molto tranquillo, immerso nella natura, nell'agriturismo c'erano i cavalli, vi allegherò le immagini in fondo al video, oppure farò varie spezzoni, adesso devo decidere come editarlo. Nell'agriturismo abbiamo visto che c'erano presenti dei cavalli, e la proprietaria ha detto che erano cavalli del paglio che sono cavalli usati per essere allenati al Palio di Siena. Ecco, il nostro appartamentino era molto carino, era su 2 piani, piano basso cucina e salotto, piano alto 2 camere da letto, e poi nel piano intermezzo c'era il bagno, cioè c'è il bagno, non l'hanno buttato giù, e la Mela sta cercando una mosca. Allora, la cosa più bella è che sono andata ovviamente a trovare Vanilla, non vi aspettate che non mi ha né riconosciuta, è stata lì a mangiare, non mi ha praticamente guardata, ma è normale perché comunque non è mai stata una cavalla affettuosa, però mi ha fatto piacere rivederla, ho visto tanti bei cavalli, ho fatto 2 lezioni con Dido. E le lezioni mi sono piaciute tantissimo, mi sono divertita, abbiamo lavorato sui cerchi, sul galoppo rovescio, sui cambi di galoppo, insomma mi hanno dato tante dritte che sono comunque utili e mi serviranno anche con la mia cavalla. Insomma, le lezioni mi sono piaciute, infatti penso che sarebbe bellissimo avere la possibilità di portare lì la cavalla, per esempio, non so, per un tot periodo e fare le lezioni con lui, però con la mia cavalla. Questo sarebbe sicuramente un sogno, un grande sogno che spero che prima o poi si avveri. Ecco, e poi niente, abbiamo girato un po' nei dintorni. Alberto ha fatto i filmati di una cascina abbandonata, Monteroni d'Arbia, immersa nel verde, immersa nelle colline, ha filmato col drone. E poi vi porterà nel suo canale. Io spoilerò così. Chi mi segue, chi, si è, chi, mi, cioè, chi si è iscritto al mio canale, grazie al suo consiglio, avrà qualche spoiler sul mio. Ecco, ah sì, poi abbiamo visitato un castello abbandonato. Diciamo che del castello rimane poco perché è stato molto modernizzato, quindi non ci sono né affreschi, rimane la torre, insomma sembra più quasi un condominio moderno. Dentro abbiamo trovato un giornalino di ricette del 1987 in perfetto stato, infatti sembrava nuovo, io l'ho sfogliato, pensavo che fosse magari del 2005-2006, invece nell'87, neanche ingiallito, non so come ha fatto a conservarsi così, comunque anche di questo castello ha fatto le riprese col drone. E quindi abbiamo visitato anche Monteroni d'Arbia, che è un paese molto tranquillo. Siamo andati a Siena, sì, il giorno prima di partire, al venerdì. Poi sabato, prima di andare via, siamo andati a fare. Abbiamo salutato in allevamento. E poi mi ha regalato la felpa dell'Alba Corte Rosse, la maglietta dell'Alba Corte Rosse, la felpa è color corallo e invece la maglietta maniche corte è marrone,
quindi sono colori che mi piacciono. E niente, la vacanza è stata molto bella, a me piace molto la Toscana, mi piace molto la zona di Siena, soprattutto la campagna dei pressi di Monteroni d'Arbia, Ville di Corsano, che comunque dove c'è l'allevamento Alba Corte Rossa, a me piace tantissimo questo posto, infatti se un giorno mi trasferissi, avessi la fortuna di trasferirmi a Siena o comunque in quei pressi, mi piacerebbe avere la cavalla lì perché è un posto che mi piace tantissimo e insomma mi ci trovo anche bene quando sono andata a fare le lezioni e comunque io la cavalla l'ho comprata lì, mi sono sempre trovata bene con queste persone, penso che sono persone molto competenti, insomma se avessi la possibilità di stare da loro fissa, credo che avrei la possibilità di imparare tantissime cose e quindi di migliorarmi tantissimo a cavallo, sarebbe la cosa più bella del mondo. Però per adesso purtroppo devo vivere qua in Lombardia, però chissà, magari un giorno il mio sogno di trasferirmi in Toscana si avvererà o forse no, non si può sapere che cosa ci può riservare la vita. Scusate se sono un po' ferma, mi vorrei organizzare e portarvi comunque dei video con la Frizzy, solo che non so come fare, nel senso non so come impostare la telecamera, dove metterla, se monto, comunque farvi vedere magari che la pulisco, che le lavo la coda, cose di routine che magari per me sono normali, però magari a qualcuno può interessare come le pulisco la coda, come pulisco la cavalla, come la sello che mi è stato chiesto. Quindi devo cercare di superare questa timidezza perché sicuramente io sinceramente mi vergogno un po' a piazzare un cavalletto alto 1 metro in maneggio e filmarmi perché comunque io vorrei anche diventare indipendente, riuscire a fare i miei filmati da sola senza avere per forza qualcuno che mi aiuta. Comunque detto questa è stata la mia esperienza della mia piccola vacanza in Toscana, che spero si ripeta presto, anzi spero di trascorrere più giorni, appunto magari avere la possibilità di portare la cavalla dietro con me per fare lezione con Dido. E niente, quindi vi lascio ai piccoli video che ho fatto. E quindi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, commentate, mettete like, aiutatemi a supportare questo canale se vi piace, se no va bene così, vi ringrazio lo stesso. Ciao ciao! Ciao anche da Mela che è qua. Non ha ancora preso la mosca. Ciao!